Ciao, sono Andrea, faccio parte del gruppo AICUM Italia. Siamo una derivazione del vecchio sistema operativo BOS, che purtroppo è morto nel 2001. Nel 2001 un gruppo di pazzi europei ha detto: perché non lo andiamo a riscrivere completamente open source? E ci abbiamo messo un po' di anni, non tantissimi, circa 20, a riscriverlo in maniera completa. Non ho portato grand slide, nel senso che volevo fare in qualche modo farvelo vedere in qualche modo questo sistema operativo, più che farvi vedere delle slide statiche. Riporto semplicemente una serie di punti storici perché il progetto è stato abbastanza monumentale. Ovvero, la vecchia B, che è la società americana che aveva scritto BOS, ci aveva messo 5 anni a scrivere questo sistema operativo. Ma 5 anni in realtà sono stati 15 anni da quando che è partita effettivamente. Il gruppo open source si è messo 20 anni a riscriverlo completamente e utilizzando praticamente tutti quanti i dati che c'erano in origine e non usando nessun tipo di file che c'era, che in qualche modo era uscito nei giorni successivi alla chiusura dell'azienda. Vi faccio vedere un po' di slide. Nel 2001 è nato praticamente il progetto. Dopo i primi mesi è stato preso un progetto, in qualche modo, che era già nato di un sviluppatore della B che si era staccato, è stato licenziato, aveva scritto questo sistema operativo che si chiama New OS. In qualche modo era il kernel del BOS riscritto completamente da zero. Questo personaggio adesso lavora per Google. Il gruppo ha preso questo diciamo, cuore, era praticamente un prototipo, non era in nessun modo funzionante, e abbiamo iniziato a fare un Frankenstein, ovvero prendendo i pezzi in qualche modo che si andavano a riscrivere, li andavamo a sostituire con i pezzi del vecchio BOS. Quindi, un po' alla volta, in qualche modo, abbiamo riscritto completamente cercando di ricreare il tutto. La prima interfaccia grafica, che era questa, è stata scritta circa un anno dopo, ma sono serviti circa 5 anni per arrivare in qualche modo all'interfaccia grafica attuale. Quindi è stato uno sviluppo abbastanza complicato perché si è scelta la via in qualche modo di riscrivere il sistema operativo senza fretta, ma seguendo tutte le direttive, tutti i principi in qualche modo che la mamma B aveva in qualche modo imposto. Ora poi vi farò una serie di caratteristiche che ha questo sistema operativo particolare. Le cose più importanti, secondo me, vi ricordo che nel 2001, quando si è partito quel progetto, eravamo messi così all'epoca, quindi non è che avevamo queste grandi tecnologie e gran strumentazione. Le cose più importanti, secondo me, sono state: nel 2011 abbiamo raggiunto in qualche modo quello che io la chiamo la fase stabile, ovvero un sistema operativo che è effettivamente installabile quasi dappertutto e si può navigare su internet. Fa sorridere, ma insomma, avere un browser, avere in qualche modo un sistema di navigazione veramente moderno è una cosa importante, e un gruppetto di 20 persone che hanno scritto il sistema operativo alla fine è stato un gran lavoro. La settimana scorsa è uscita la beta 5. Questo è vecchio, ma letteralmente la settimana scorsa abbiamo buttato fuori l'ultima versione. E questi sono i vari passaggi in qualche modo, di rilasci ufficiali che ci sono state. Come vedete, non è un kernel di Linux che in qualche modo ogni 3 giorni c'è un'uscita. Qui in qualche modo si cerca di avere una stabilità pura e di avere in qualche modo il rispetto maniacale dello standard del sistema operativo originale. Però, facendolo funzionare su hardware moderno e implementando tutta una serie di cose in qualche modo moderne che servono al giorno d'oggi. È inutile avere un emulatore che in qualche modo l'obiettivo è utilizzarlo come un sistema operativo per uso desktop quotidiano, non come un emulatore da giocarci mezz'ora al giorno. Cose interessanti, un pazzo giapponese ha fatto il porting sulla macchina RISC. Questo qui è un Vision Pro 2. Funziona molto bene ed è interessante in qualche modo la ricerca di utilizzare questo sistema operativo in macchine un pochino strane, un po' diciamo non normali. C'è un porting per la Wii, c'è un porting per il PowerPC, c'è un porting in qualche modo per tutte le macchine strane che diventa un po' l'hobby di questi programmatori che in qualche modo sono un po' stanchi del vecchio x86. Dal punto di vista
Dal punto di vista funzionale, come vedete, è un sistema operativo in qualche modo per uso desktop. Vi farà ridere, ma l'utente è un root, nel senso che l'utente può fare tutto, ma ogni volta che il sistema operativo viene riavviato, lui praticamente brasa tutto, tranne i file personali, e i programmi vengono reinstallati. Questo già da 10 anni. Quindi, in qualche modo, è un sistema operativo che è estremamente sicuro dal punto di vista di malware o altre problematiche, perché i file in qualche modo scaricati sono assolutamente certificati e sono reinstallati ogni volta. Come avete visto prima il boot, forse qualcuno l'ha visto, ci mette 5-6 secondi. Non è che ci metta 20 minuti ad avviarsi. È estremamente rapido ed estremamente, in qualche modo, efficiente nella sua gestione. Che dire, c'è la solita dashboard, ci sono una serie di applicazioni. Le cose un po' particolari sono, vedete queste applicazioni che sono sul desktop? Si chiamano replicanti. Sono applicazioni vere e proprie che si possono in qualche modo incollare sul desktop e si possono gestire, se adesso riuscirò mai a spostarlo, vabbè, fidatevi, si possono spostare e si possono gestire in qualche modo per le cose più disparate. Un esempio, che va tanto di moda in questi giorni è un ragazzo italiano da Milano, ha fatto la nuova versione del programma del meteo e ha applicato il replicante di questo. Quindi uno si può configurare il suo desktop con tutti i programmi che vuole. Ed è proprio l'applicativo che viene in qualche modo replicato sul desktop in maniera nativa e soprattutto occupando pochissima rame o pochissime risorse dal punto di vista gestionale. Perché usare Haiku? Haiku è pieno di difetti, metto io le mani in avanti, nel senso che faccio un esempio stupidissimo, ha un bellissimo stacco USB, ma non funziona webcam. Perché? Perché semplicemente nessuno si è messo lì a sviluppare l'ultimo tassellino in qualche modo per visualizzare il video. Però tutto il lavoro in qualche modo che si è stato fatto, la scrittura del stack USB, in qualche modo è stato fatto in maniera maniacale che replica perfettamente lo standard ISO dell'USB. Dal punto di vista di sistema operativo, questo è un file system 64 bit che utilizza in maniera massiccia gli attributi, ovvero il file system è un database vivente. Se io apro una cartellina, vediamo, questa qua magari, quella di Telegram. No, scusate, non è questa. Vabbè. Io per ogni file, in qualche modo, io posso andare a associare delle caratteristiche e dei metadati. Questi metadati, gli attributi, io li posso gestire, qua vediamo, scusate, li posso riempire, scusate, ma si va malissimo col monitor. Eccola qua. Qua io gli posso dare un anno, quello che voglio, e poi tramite il programma di ricerca io posso andare in qualche modo a ricercarmi le mie attributi. Anno. E mi trovo la foto. Cioè io posso associare a tutti i miei file degli attributi, tutti gli attributi che io voglio, in maniera assolutamente personalizzata o seguendo lo standard dell'attributo, e gestire proprio i log, i contatti, i codici sorgenti, qualsiasi cosa, gli posso associare degli attributi e fare delle ricerche assolutamente in tempo reale. Se io cambio qui l'anno di questo file, mi sparisce dalla mia ricerca. È assolutamente real time ed è estremamente potente. Il tutto è nato semplicemente per la gestione delle MP3. Con la gestione delle MP3, in qualche modo nel 2000, 2005, 2000, scusate, nel 98. Un ragazzo aveva proposto questa cosa agli sviluppatori B e l'hanno presa e l'hanno in qualche modo trasformata in questo oggetto qui. Già prima, in qualche modo, il file system era molto orientato agli attributi, ma quando hanno iniziato a usare la parte audio, hanno esteso a tutti quanti i file questa possibilità, rendendolo estremamente divertente. BIOS era molto famoso per la parte di multimedia, ora in qualche modo un po' meno, ma
Ho portato appositamente un centrino 2 come macchina per fare diciamo, la presentazione, perché macchine o soprattutto questo qui è un visualizzatore praticamente 3D simula un libro. Io se vado a prendere, che male che si va. Allora. Allora, provate a vedere. Io prendo un file video, lo metto qua, voi iniziate a replicarlo, metto qua anche l'altro, inizia a far vedere il video in maniera tranquillissima. Eccolo qua, si vede meglio. Posso girare le pagine, posso caricare altri con lo stesso file sopra e un centrino 2 non si scompone, insomma, proprio beato e sereno. VeoCell è in qualche modo famoso proprio per la gestione multimediale estremamente avanzata per il 2001 e per il 98, in quanto era stato presentato, e Aiku ha replicato esattamente le stesse potenzialità. Provate a immaginare una macchina del genere, un i7, una macchina attualmente moderna, come in qualche modo caricare anche 1000 video, lui non si scompone minimamente. Vediamo se riesco a stressare un po' di più la macchina. Questo è un cubo. Ho in faccia a forse. Ecco, ho parlato dopo presto, ho parlato. Il sistema operativo è estremamente multithread, nel senso che ogni applicazione alla sua gestione di memoria, e anche se quella lì in qualche modo è nata in blocco, il sistema operativo non si impianta. Mi si può piantare l'applicativo, ma non il sistema operativo. Io posso senza problemi killarmi il mio programmino e si riparte senza problemi. Non ha, ha un crash particolare, si chiama kernel del bull gland, che in qualche modo è estremamente raro, spesso succede quando c'è qualche driver nuovo, c'è qualche componente del kernel che viene modificato, ma gli applicativi difficilmente mi mandano in blocco il sistema operativo. Mi si può bloccare perché magari ha i suoi problemi, ma non mi va mai in panico. Io con 2 clic posso cliccare l'applicazione e ripartire senza problemi. Piccola parentesi, il kernel è micro kernel modulare ibrido, ovvero la parte di rete è stata in qualche modo integrata nel kernel. Tutto quello che ci guarda attorno, driver video, driver audio, sono tutti moduli che si possono inserire nel sistema operativo come dei semplici file. Questo qui, faccio vedere. In queste cartelline qui, questi sono tutti i driver. Io semplicemente trascino nella cartella il mio driver e il sistema operativo lo vede. In certe occasioni devo riavviarlo, soprattutto quando faccio gli aggiornamenti, in altri casi invece lui me lo vede senza problemi. La cosa bella di questa cosa qui è che estremamente difficilmente il sistema operativo mi si impianta perché ho aggiornato o ho creato qualche problema io nella creazione magari di qualche test. La cosa molto bella è che anche il sistema operativo assolutamente mi occupa pochissima RAM, pochissime risorse, perché lui mi carica effettivamente solo quello che gli serve. Quindi in questo caso qui, se andiamo a vedere, in questo momento, vabbè, sto usando un po' di RAM, però con 700 mega io faccio tutto. Tenete presente che il sistema operativo nasce con uno spirito di replicare e di portare avanti la filosofia B, ma è estremamente aperto al domani, ovvero è inutile riscrivere la ruota, la capo ogni volta. I file, i driver della scheda video sono tutti quanti, scusate, i driver delle schede Wi-Fi sono driver del FreeBSD. Abbiamo in qualche modo importato un layer di compatibilità
e quindi senza riscrivere da capo la ruota ogni volta, si prende ogni volta che esce un driver nuovo per FreeBSD e ce lo importiamo in pancia senza nessun problema, perché tutto il sistema operativo è sotto licenza MIT, quindi in qualche modo cerchiamo sempre di utilizzare progetti che abbiano quello tipo di licenza lì, anche se in realtà certe librerie, certi file, ad esempio i translator, sono sotto altre librerie perché magari difficilmente si trovano. Cosa sono i translator, visto che mi sono venuti in mente? Allora, quando ritorniamo alla nostra bellissima cartellina add-ons, io, eccoli qua, provate a immaginare, io ho il Photoshop, ho il GIMP, ho qualsiasi altro programma di grafica che in qualche modo vi piace, e in ogni programma vi dovete riscrivere o dovete utilizzare una libreria per aprire il file PNG o il file JPEG. Qua invece è il sistema operativo che si prende l'onere di avere questo traduttore. Io qua dentro scrivo la libreria del PNG, JPEG o quello che voglio, e tutti i programmi che utilizzano in qualche modo la grafica o aprono un file, in questo caso di un'immagine, mi pescano da qua il mio translator. Quindi il programmatore non deve scrivere il codice del PNG, perché ce l'ha già. Quindi non si deve occupare a riscrivere o inserire all'interno dei moduli che già il sistema operativo si arrangia a gestirli. Anche qui basta trascinare dentro il file e lui lo vede. Come vedete, la cartellina ha packaged e non packaged file. Packaged sono quelli famosi che vi dicevo prima, certificati e controllati, ovvero io ho il mio GIMP ufficiale controllato dal, diciamo, team che ho scaricato. Quando mi riavvio, se trovo che il codice SHS, il codice di criptatura non è lo stesso, lui semplicemente me lo ricomprime, me lo scomprime nella cartellina del mio applicativo. In questo modo io non devo mai preoccuparmi che sia stato modificato altro. Se invece voglio divertirmi e installare a manina dei file e rischiare, allora ho la cartellina che comunque all'interno qui io posso metterci quello che voglio. E in questo modo qui posso essere un po' più veloce e magari se devo sviluppare qualcosina posso buttarlo qua dentro e testarlo in tempo reale velocemente. Il kernel pesa la bellezza di 2 mega di tutto ciò. Una volta era famoso che funzionava un floppy, tanti anni fa, adesso è tecnicamente impossibile. Che dire, le preferenze in qualche modo sono tutte applicazioni singole, come vedete è stato importato Qt6. Sono state importate tutta una serie di applicativi comunque del mondo Linux, perché, ripeto, non ha senso riscrivere a ruota, però si cerca sempre in qualche modo di integrarlo il più possibile e cercarlo di far utilizzare in qualche modo gli standard di EIC, in modo tale che il sistema operativo sia perfettamente coeso. Un esempio, secondo me, bellissimo è Telegram. Telegram è praticamente è stato fatto un porting benissimo ed è perfettamente integrato col sistema operativo, audio, video, tutto quanto, non ha nessun problema. Vediamo se i ragazzi mi hanno insultato o no, va benissimo. Il programma è pieno di applicativi in qualche modo. Per fare gli upgrade, c'è un server centralizzato che mi ha tutti i pacchetti, oppure ci sono due modalità. La modalità in qualche modo semplice e banale è il mio bellissimo software che controlla gli aggiornamenti, oppure da lì il comando, c'è un bellissimo comandino, si chiama pkgman, che alla fine è esattamente come una apt-get alla fine. Io mi scrivo il mio comando, scrivo pkgman install gimp, e lui mi scarica tutto quanto e me lo installa. L'obiettivo è quello di semplificare, quindi non si cerca di far funzionare quello lì da terminale, ma c'è un applicativo vero e proprio che in qualche modo gestisce tutti i pacchetti e da qui uno si può installare graficamente con 3 clic tutto quello che vuole. Sono esattamente paralleli, uno e l'altro sono equivalenti a utilizzarli.
La Dext Bar è assolutamente personalizzabile, uno la può girare e mettere dove vuole. Di default, diciamo, nasce qua, poi c'è chi utilizza, viene dal mondo Mac, se la mette la barra in alto, chi nel mondo Windows se la mette in barra in basso, però di solito nasce da qui. Ci sono una serie di script e di modalità da poter in qualche modo giocare e ho promesso alla comunità di lanciare questo perché in qualche modo è nata, tra virgolette, quasi una religione per questa teiera, vero? È stato da sempre il primo benchmark, in qualche modo, per far vedere che era un sistema operativo estremamente più veloce e potente. Poi negli anni è diventato inutile perché con i processori attuali, i quattro spigoli che ha questa teiera non riesce a rappresentare la potenza. Però in tutti gli screenshot in tutto il mondo c'è sempre la teiera nascosta da qualche parte che gira, proprio perché è quasi un marchio di fabbrica di questo sistema operativo. Dal punto di vista di possibilità di applicazione, questo è un applicativo scritto da tre ragazzi italiani, che è un programma per scrivere codice, è partito dal signor Mosca, che è un ragazzo dal Trentino, che poi è stato preso in mano da altri tre ragazzi ed è praticamente, non dico come VS Code, ma quasi, cioè tutte quante le attività in qualche modo moderne per la programmazione sono integrate e sono in qualche modo, uno non deve usare per forza Vim o Emacs per scrivere codice, ma degli strumenti che magari sono più abituati a usare nel mondo, diciamo, normale. Nessuno mi picchi per questo. Avete domande o avete qualche curiosità? In piccola parentesi, BUS è stato venduto alla Palm, che è stato venduto alla Palm, che poi è stato rivenduto alla Acis, che poi la LG l'ha comprato. Se voi comprate un computer, una televisione LG e avete WebOS, il cuore molto lontano è questo qui, in versione close, che in qualche modo è stato preso nel 2001. Allora, non ci sono domande, quindi un grande grazie ad Andrea Bernardi per aver condiviso la tua conoscenza, la tua esperienza a Desk 2024. Un grande applauso.